Soffri di insonnia? Fai fatica ad addormentarti e ti svegli facilmente? Soffri di mal di schiena cronico? Queste due cose sono collegate e in questo video andiamo proprio a parlare di come una carenza di sonno può aumentare il tuo dolore. Ciao a tutti, io sono Gianluca Italiano, fisioterapista, almafisio.com. In questo video andiamo a guardare uno dei problemi che negli ultimi anni è sempre più diffuso tra la popolazione, la deprivazione da sonno, ovvero dormire troppo poco. Se pensi di non avere un problema di sonno, se pensi che le ore che dormi sono sufficienti, se pensi che per il tuo stile di vita 5-6 ore a notte siano abbastanza per star bene, ti sorprenderà sapere che uno studio recente ha dimostrato che almeno 70 milioni di americani soffre di disturbi del sonno. Il 15% della popolazione soffre di insonnia, mentre fino al 30% della popolazione soffre di apnee notturne. È facile pensare che quindi uno su tre, o almeno uno su cinque tra di noi, abbia un problema di insonnia e che questo problema possa influenzare sia sulla sua salute sia sul suo dolore. Se il tuo problema è il dolore cronico, ti do un dato abbastanza significativo. La deprivazione da sonno influisce sul dolore cronico per il 25%. Significa che il fatto che tu possa dormire poco o tu dorma di meno delle ore necessarie per recuperare uno stato di salute adeguato è la causa per il 25% dei tuoi problemi. Hai fatto radiografie, hai fatto risonanze, hai fatto elettromiografie, ti hanno dato i farmaci per il dolore, ti hanno fatto le manipolazioni, ti hanno fatto le infiltrazioni. Hanno fatto tutte cose presumibilmente utili, non ti hanno dato nessun risultato. Se invece andiamo a guardare come dormi, probabilmente lì potremo trovare le chiavi per farti stare meglio. Andiamo a vedere il primo disturbo, le apnee notturne. Che cosa sono? Quando ti stai addormentando e durante il sonno, devi avere una buona ossigenazione dei tessuti e del cervello. Per questo motivo l'aria che entra e esce dai polmoni non deve far fatica. In determinate situazioni, nella maggior parte delle persone, però, c'è un'ostruzione nell'ingresso d'aria. Magari uno al catarro, magari uno alla tosse, magari uno nella posizione sbagliata o magari si è sovrappeso. Questo impedisce all'aria di entrare facilmente nei polmoni e la persona può subire delle apnee anche di 30-40 secondi. Dopo l'apnea notturna, dopo questa mancanza di ossigenazione, quello che succede è una desaturazione dell'ossigeno nel sangue e quindi arriva meno ossigeno al cervello, che ti obbliga poi a svegliarti, a cambiare posizione per permettere di nuovo di ossigenarti. Abbiamo imparato negli anni che un sonno che ristora, un sonno che ti ritorna a dare energie, è quel sonno che ti porta alla fase REM. Per arrivare alla fase REM normalmente ci si mette un'ora e mezza, ma con le apnee notturne ogni 30-40 minuti questo sonno viene interrotto e quindi non riesci mai ad arrivare a una fase REM, a una fase di ristoro e di recupero delle energie, ma vieni sempre interrotto a metà e non riesci mai a recuperare. L'insonnia è un altro grosso problema nella popolazione. Si pensa che uno italiano su tre abbia un problema di insonnia. Cosa intendo dire? Difficoltà nell'addormentarsi, difficoltà nel rimanere addormentato durante la notte e risvegliarsi stanchi come se ci si fosse passato sopra un carro armato. Questa mancanza di sonno non solo aumenterà il tuo mal di schiena, comporterà anche delle conseguenze per la tua salute molto gravi. Gli studi sono chiari ormai. Chi ha una riduzione del sonno, chi ha un disturbo del sonno, ha un rischio aumentato di problematiche cardiache, ha un rischio aumentato di aritmie, ha un rischio aumentato di arteriosclerosi e di ictus emorragico, ha un rischio aumentato di obesità e di diabete mellito. Sì, perché se non dormiamo rimaniamo più svegli e in media mangiamo di più. Pensate che chi dorme 6 ore mangia tipicamente almeno 500 calorie in più rispetto a chi dorme 8 ore. Una bella differenza se pensi alla fine del mese. Qual è quindi la lunghezza ideale, il sonno adeguato per dormire bene? Quante ore dovresti dormire ogni notte? A prescindere dalla soggettività, a prescindere dalle storie di personaggi famosi che dormivano solo 3-4 ore a notte e sono diventate persone di successo, queste sono piccole cose, queste sono solo storie o aneddoti che non rappresentano però la maggioranza,
Una persona comune dovrebbe dormire tra le 7 e le 9 ore. Sotto le 7 ore diventa insonnia, diventa un problema, ma anche sopra le 9 ore può diventare un problema. Si è visto che infatti anche chi dorme troppo ha problemi del sonno e quindi può avere dei disturbi e delle conseguenze negative. Andiamo adesso però a vedere cosa puoi fare tu per migliorare fin da subito il tuo stato di salute, le tue abitudini del sonno e quindi migliorare la tua salute a livello cardiovascolare, ma abbassare anche il dolore. La prima regola, secondo me, una delle più importanti: svegliati sempre alla stessa ora. C'è un bellissimo libro di Jordan Peterson, uno psicologo canadese, 12 Rules for Life. Racconta come, lavorando con le sue pazienti ansiose, una delle prime cose che gli insegnava a fare era di svegliarsi sempre alla stessa ora. Il motivo? Il tuo corpo riceve degli ordini e delle informazioni da quello che fai. Lui sa che alle 8 si deve svegliare, alle 8 e mezza avrà da mangiare, alle 9 si metterà in moto perché tu inizi a pedalare e andare a lavoro, alle 9 e mezza inizierai a lavorare. Tutti questi passi sono scanditi dalla liberazione di alcuni ormoni. L'ormone che ti fa svegliare alle 8, l'ormone per mangiare e per assimilare i cibi, l'ormone del movimento. Immaginati però se ogni giorno il tuo corpo non sa cosa fare alle 8, non sa se mangerà alle 9, non sa se dovrà andare al lavoro alle 10. Ogni giorno si aspetta che tu faccia determinate cose e invece ha dei meccanismi completamente diversi perché tu glieli stai scombinando. Una volta ti svegli alle 5, una volta ti svegli alle 6, una volta ti svegli alle 10. Non sa più quello che deve fare. La conseguenza è che il tuo organismo andrà in difficoltà. Non saprà cosa deve fare in una determinata ora e ogni giorno sarà in una situazione di emergenza e di stress perché non sa cosa aspettarsi. La seconda cosa è che finirai per dormire male e non riuscirai ad addormentarti bene la sera perché non hai dato delle informazioni precise e chiare al tuo organismo. Metti quindi un orario nella tua sveglia e cerca di rispettarlo sempre. Il secondo consiglio per dormire bene è rendere la tua stanza un santuario per il sonno. Troppe volte entri in una stanza da letto e ci sono televisione, radio, sveglia, luci del cellulare, ricariche, un'immagine di LED che non finisce più. Tutte queste luci non fanno altro che risvegliare nel tuo cervello la voglia di star sveglio e quindi farai fatica ad addormentarti e a mantenere un sonno profondo. Elimina tutte queste cose. La tua stanza deve essere il più povera e il più semplice possibile. Meno stimoli ci sono e meglio è. È molto più utile che tu abbia un piccolo cunicolo, una cosa, un buco, una cosa che usi esclusivamente per dormire. Il tuo cervello sa che entrando in quel cunicolo dovrà addormentarsi ed è quello che farà. Il terzo consiglio è non metterti sul letto con il computer, con il cellulare, con un libro. L'indicazione segue lo stesso principio del consiglio precedente. Il tuo corpo deve sapere che nel letto si dorme. Per questo, se tu ti metti sul letto con il computer a guardare la partita in streaming, a leggerti un libro o a chattare sul cellulare, piano piano il tuo organismo imparerà che sul letto non si deve dormire, che sul letto si fanno altre cose. Il risultato? Non riuscirai ad addormentarti. Il quarto punto: dormi con la finestra aperta. Se dormi con la finestra chiusa, immagino che la mattina entrare in quella stanza sia un incubo. Gli odori che ci sono dopo una notte in una stanza chiusa sono veramente terribili. Mi dispiace dirtelo, nonostante tu ti possa fare la doccia tutte le sere, l'odore quando entri in una stanza chiusa dopo una notte a dormire è veramente pessimo. Il motivo? Hai consumato tutto l'ossigeno che c'è nella stanza e la stanza si è riempita di anidride carbonica. Il risultato di questo aumento dell'anidride carbonica? Non riesci a dormire profondamente, il tuo cervello si sveglia continuamente perché gli manca ossigeno. Aprire un pochino la finestra ha un beneficio enorme. La prima cosa è che dormi ossigenando bene il tuo cervello. E la seconda cosa è che si abbassa la temperatura della stanza. Gli studi dimostrano che dormire in un ambiente freddo concilia meglio il sonno rispetto a un ambiente caldo. Per cui anche d'inverno non ti preoccupare, non avrai freddo sotto le coperte, ma lascia la finestra leggermente aperta. Il quinto consiglio riguarda l'alimentazione.
non mangiare niente almeno 2 ore prima di andare a dormire e quando ti svegli di notte non andare in cucina a sbranarti quello che trovi per aiutarti ad addormentare di nuovo. Il primo motivo è che se tu vai a dormire con lo stomaco pieno, con la digestione in atto, è difficile che il tuo organismo possa recuperare le energie. Il secondo motivo è che se tu durante la notte ti svegli e vai a mangiare qualcosa, il tuo corpo impara che alle 2 di notte ci sono gli zuccheri e quindi automaticamente li va a cercare ancora prima che tu ne abbia bisogno. Le notti successive, alle 2, vuole lo zuccherino e ti fa svegliare per andare a mangiartelo. Evita queste cose, evita queste abitudini e vedrai che piano piano riuscirai a dormire meglio, avrai una salute migliore, il tuo sonno sarà più ristoratore e il tuo dolore cronico si abbasserà enormemente.